Niente. Un'altra ottima vittoria e credo che veramente sia stato fatto un ottimo passo oggi, perché soprattutto non giocando una partita probabilmente così brillante come magari è stata l'ultima in casa, siamo riusciti a portarla via comunque, stando lì, stando concentrati e seguendo il piano gara che avevamo in mente. Sicuramente Chieti sapevamo che veniva qui a provare a darci fastidio, ovviamente noi abbiamo approcciato la gara nel modo giusto, magari non con la massima brillantezza ma comunque con la giusta mentalità. Con una squadra così giovane come la nostra non è sempre facile rimanere coi piedi per terra, ma questo è un gruppo di ragazzi giovani, di ragazzi umili, di ragazzi che vogliono migliorare tutti i giorni, e soprattutto la cosa più principale che credo che si cominci veramente a vedere è che abbiamo voglia di aiutarci l'uno con l'altro, e io penso che questo fa la differenza nelle squadre costruite come la nostra, o meglio squadre costruite per partire ad agosto con un buon roster, ma vederle crescere nell'arco della stagione. Io penso che Ravenna stia crescendo partita dopo partita, c'è grande fame di vincere, non è sempre così scontato vincere, e a volte si può creare un'aspettativa un po' troppo alta rispetto al magari valore effettivo di questa squadra. Però credo che se abbiamo anche creato un po' di aspettative, perché comunque stiamo facendo bene, non ci vogliamo assolutamente rilassare, siamo una squadra che penso che nessuno avrebbe scommesso un euro di trovare Ravenna in questa posizione in questo momento della stagione. Però credo che la cosa più bella di questa squadra qua sia vedere che il martedì è tutto cancellato e si è già mentalizzati alla partita dopo. E non siamo una squadra che fa calcoli, Coppa Italia, non Coppa Italia, vediamo. Noi sappiamo che la prossima partita c'è Mantova e poi andremo a vedere dove saremo arrivati. Però io penso che, visto che questa squadra qua è stata costruita per vedere dove può arrivare a fine stagione, penso che stiamo andando veramente nella strada giusta e stiamo andando verso il massimo di quello che ognuno di noi può dare a questa squadra qua. Quindi penso che ogni partita c'è un protagonista diverso. Oggi c'è stato Marx, che sicuramente era in giornata, è stato il nostro trascinatore. Taylor con la sua solita sostanza ci ha dato una grossa mano, e i giovani a turno si sono resi protagonisti. Quindi direi che è stata un'ottima partita, soprattutto perché non è stata una partita così brillante e così figlia del fatto che noi facciamo canestro, quindi ritmo. È stata una partita abbastanza su ritmi bassi, però portata a casa contro una squadra che voleva venire qui a vincere, insomma. Forse un po' di sofferenza, rimbalzo, poi alla fine sono stati proprio rimbalzi negli ultimi secondi a decidere la partita. Sì, sicuramente un po' di sofferenza, rimbalzo c'è, e in più di qualche partita abbiamo sofferto, però questa è una squadra di ritmo e di quando questa squadra è in ritmo soffre meno rimbalzo, quando non è in ritmo si vedono più lacune dal punto di vista magari del rimbalzo. Comunque abbiamo un giocatore dominante come Taylor sotto canestro che se è in ritmo ovviamente chiude veramente tutte le porte, se invece la squadra fa un po' più fatica ovviamente prendiamo qualche secondo tiro di troppo. Però penso anche che nei momenti finali chiudiamo veramente il cerchio e questi rimbalzi vengono meno, fortunatamente. Amosto? Sì. Forse le cose che tu volevi dire, avete sofferto parecchio in giochi a due loro, nel senso che Mortellaro è stato spesso fatto libero dentro la... Cioè, sì, sicuramente era il nostro piano gara. Avendo molti tiratori preferivamo isolare il pick and roll a due, sapevamo di poter rischiare qualcosa con il lungo, però credo che veramente
le partite vengono preparate bene e quando noi seguiamo quello che proviamo in settimana ci troviamo bene in campo. Quindi oggi sapevamo che il pick and roll volevamo aiutare il meno possibile con gli esterni proprio per non mettere in ritmo squadre che hanno tanti tiratori come loro, e credo che alla fine abbia pagato, quindi è una buona scelta. Posto. Buona tarde.